Una materia un po' più leggero, se no Però dove diventa. una differenza sostanziale è che quando siamo entrati in questo tratto, nella mia mente ti potevo superare. Quale tratto? Ma Questi salire? tratti qua. Però Ma stavi poi. avanti, come facevi per sapere? Stavi avanti? No, no, Prima? i tratti quando tu stavi avanti che stavi dando gas, no? Quando ti ho visto ho detto lo posso superare. Poi mi ho iniziato a incartare io, qualche pietra, qualcosa, non ho fatto. Però come sono entrato là dentro, ti piglio. Cioè, questa è una cosa che non è mai successa. Continuiamo, No, no, vai, 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 mi se interessa. vuoi. No, facciamoci altro tratto, no? Per me non cambia niente. No, Dimmi no, perché non mi trovo bene, bene, dove. bene. Lo vedi che sta. Quell'anteriore che fa quella cosa non è che mi fa impazzire. Mo' secondo me quando torna a caggio, vedi. No, Comunque quello che questo sia dello sterzo che è troppo pesante, secondo me. è molto più stabile, però è Sì. anche da. Però è molto più stabile di avantreno, non di retrotreno. C'è il retrotreno invece che va a destra e a sinistra, a destra e a sinistra. Sì, Cioè è questa invece è più vero. ferma dietro e avanti è molto leggera. Invece questa qua è molto ferma davanti e molto leggera dietro, il che non aiuta la trazione. Che quando la perdi non riesci più A a dare riprendere. gas. Invece questa qua ha una trazione sempre costante. Ma infatti è Se così. impenna o sta a terra, ma non la perdi mai dietro, diciamo, per trazione. Questa invece si vede che avanti sta inchiodato e dietro va a destra e a sinistra, a destra e a sinistra. Sì, anche se stavi un po' inclinato e davi gas, non avevi il problema. Qua se stai un po' inclinato e dai gas, parte. Sì, dà la sensazione che è come se fosse troppo pesante avanti la moto. Da questa sensazione guidandola, ma potrebbe essere una geometria o un peso effettivamente troppo spostato sull'anteriore. Eppure sta piastra avanti. Qua c'è piastra. Vabbè. Ah no, sta piastra. Sta piastra, la prossima fila chissà di 10 millimetri. Secondo me le farebbero bene, però io credo che ci sia o lo sterzo come dici tu, Però lo perché. sterzo da devo vedere quello di Rocco che non è mai stato toccato. Perché c'è qualcosa di strano. Potrebbe, perché comunque è più duro. E poi ti ripeto, c'è il mono che non mi convince. Comunque invece l'anteriore c'è una grande differenza, sia la tua che quella di Rocco. Quando chiudete il gas si siede e puoi inserire. Questa no. Per farla inserire devi pizzicare, ma se non c'è la condizione di terreno per poterlo fare, tu praticamente rimani con l'anteriore alto. Non ci ho fatto caso che qua è tutto in accelerazione. Sto pensando a un punto dove si poteva fare questo, non l'ho trovato. Punti tipo questi, immagina questo, no? Senza tutta sta roba a terra, tu arrivi qua, chiudi il gas e Vabbè, sì. giri. Con questa no, arrivi qua, chiudi il gas, o pizzichi e fai abbassare l'anteriore e giri, oppure piede sul freno e la fai Ci intraversare. vorrebbe più tempo per poterla capire meglio. Comunque, secondo me, un po' di lavoro di scorrevolezza alla forcella ci Ma potremmo vorrebbe. dircelo a Rocco allora che se ti piglia il 2,50 e il 4,50 Sembra ammazzato su. sembra per sta o no? Sì, Ci vorremmo riuscire. su più di merisci. Vabbè. Vabbè, però, ma avrei, solo questa è una reazione con me. Ma avrei, magari con 4,50 kg c'ho do gas. Vabbè, è perché io ci do coppa 2,50 che è più facile. Rocco, il dito, questo è sereno, non tagliamo neanche! Grazie.
devo fare un attimo un paio di click di compressione e togli, aprire un po' l'estensione, perché mi è un po' antipatico come si sta comportando. Comunque ho capito la differenza tra le due moto. È stato importante sto giro. Che hai capito? La tua è come è una moto da pista preparata. Un'arma sofisticata. Questa è una moto facile. È la moto come la compri originale di fabbrica che la porti in pista, è facile per tutti. Questa è una moto per tutti, facile. Ci sali sopra la sensazione e dici vabbè, lo posso gestire. Io sono più della moto. Sali qua, ti rendi conto che la moto è più di te. Quello che è il motore. No, ma non è solo una questione di motore, è un'arma, cioè si sente, è qualcosa di sofisticato da guidare. Non ti so dire precisamente, però penso che ci vuole veramente un po'. Tu sali su un'altra moto, la puoi gestire. Aspetta, uno e due, avevo tre in meno e due sotto chiuso. Tu la gestisci, tu se sali su un'altra moto, perché sono tutte facili, è un po' come, per farti capire, se scendi da una GSX-R1000, è una moto difficile da portare, qualsiasi altra moto che provi, per te sono tutte facili. Non so se ti posso spiegare. Ti ricordi la GSX per farla girare com'è? Dovresti provare però un 450, per il suo discorso tra 450. Io ho già provato un 450 di Luca. È una moto facile come la mia. Tu tieni qualcosa di, non te lo so descrivere bene, ha proprio pure Luca, solo che ci vorrebbe un Luca in forma. Come si mette un pochettino in forma, ha proprio avere la differenza. Diciamo che quello che noto io è che questa è l'arma letale, sì. Cioè qua se la sai guidare per fare il mondiale, mentre questa è qua tua, ma anche un po' quella di Luca, che me la ricordo da tanto tempo, però mi sembrano più sornione in questo senso. Sì, sono tranquille. Sono facili, cioè ti metti sopra e dici vabbè, fai questo, fai quello. Fai camminata, quando fai sì, la caretta, diciamo così. Sì, là è estrema, anzi ed è esattamente un po' come la GSX. Ti faccio il paragone di qualcosa dove ho spinto di più e so che significa camminare in un modo e camminare in un altro. Se con la GSX ti volevi divertire, cosa aperto, occhi, vado aperto. Fare la passeggiata, su un dusso carro. Perché Keller era una motocicletta che per andare bene doveva andare al suo limite. Vabbè, è forte, diciamo così. Doveva andare forte, perché portarla al suo limite è un altro discorso. Però devi spingerla per godere di quelle prestazioni. Se non la spingi veramente è tutto fastidio. È dura da inserire. Però io in realtà trovo più maneggevole questa della tua anche nel lento. È più maneggevole. La maneggevolezza è abissale. Ma per due motivi. Il fatto che si abbassa l'anteriore, perché io lo sento su quella stradina che sono sceso io prima di te, pietrai a scendere, poi me ne sono andato nel vivo. In quelle dei cambi di direzione, io stavo sempre cercando di schiacciare l'anteriore. O la devo abbassare un po', però quando la abbassai, cioè quando l'ho portata così, ho trovato un grande beneficio. Secondo me se la abbassi ancora il peso si trasferisce ancora di più, che non è questa moto, c'è troppo peso per i miei gusti, poi. Tu dici che è troppo, il contrario. Io noto che non si abbassa, cioè quando chiudi il gas rimane alto l'anteriore. Questo è quello che noto. Teoricamente ci vuole essere meno precarico a te, però come fai? Non posso lavare. E sulle pietre qua in discesa, per farla andare bene, ho giù di carica sull'anteriore. Se stavo indietro, non ce la, cioè, era sempre troppo forte. Dunque, secondo me è come se tenesse la molla un po'. E quindi un po' l'estensione, scusa, se vedi che è un ritorno. E ritorniamo al discorso che questa tiene l'estensione che è poco. Ma chiudere un po', cioè chiuderla mica è un problema. Voglio dire, fai un click, due click, vedi se la cosa migliora, peggiora, almeno la provi. Questa moto qua, quello che tiene, secondo me, il pacco lamellare, due sono le cose. Il fatto che parte troppo bruscamente, in modo troppo secco, non è progressiva e poi il ritorno è poco frenato. Uno, due. Che se non la posso contare così. Uno, due, agi contato dal tutto aperto. Vabbè, basta prendere le tre, che te ne porto? Tre, uno, due, tre. Dici tu, agi uno pari di clic e basta. Uno e due. Due o tre clic, chiudo aiuto all'EV. Uno, due, tre. Siamo le tre clic e zero. La gomma al contrario dietro, Sì.
ma sono 1100 km. Mo che è asciutto, però non ci sta più, però comunque sì, la gomma è cambiata. Sì, ma è cambiata, è migliorata adesso. Con l'asciutto sì. Eh? No, 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 è migliorata la gomma in generale. Cioè nel senso che c'è stata una fase intermedia dove secondo me toccava ancora solo il tassello centrale, ma non era sufficiente. Mo si è appianata, mo toccano i tasselli laterali, c'è cioè grip di nuovo in generale. Me ne accorsi nel fango sul Megano, teneva una trazione impressionante. Noti differenza come percorso fra quello che hai fatto con loro l'altro giorno? Sul Megano? No, siamo uguali però. È la stessa roba? Sì, sì, stessa roba però. Anzi, ti posso dire... No, è la stessa roba, proprio... Scalini, tu uguale, uguale, uguale. Secondo me Fausto se mi ha fatto fare pure qualcosa di soft, eh. Di forte o di poco? Soft. Ah, soft. Forse è quella sì. La fune che vuole dire. E chi sembra avere sì prima passato? Migliorata comunque. Sì, sì, sia avanti che dietro. Dietro si schiaccia quel poco in più e fa meno quel tun tun tun. Ma quella è troppo dura. Pure se sembra più rigida. Attenzione che... Capito? Sembra più rigida così che prima. Però poi quando prende il colpo va meglio. Strano perché come chiudi un po' troppo l'estensione subito sente che si rallenta tutta la sospensione. Che vuoi fare? Perché ti hai fermato?